E se questo è la Serie D, io penso che molti siamo una squadra che deve crescere su questo aspetto, capire che la Serie D è un campionato molto difficile, sembra facile ma è molto difficile. Penso che oggi è stata la mostra del nostro percorso, questa è la terza in campionato e ci dà la pauta di quello che dovremmo, a quello che andiamo incontro, le difficoltà che possiamo trovare. Però sono contento, io mi tengo sicuramente il primo tempo che abbiamo fatto, un tempo eccezionale, e per parte del secondo anche, finché abbiamo creato, abbiamo avuto la possibilità di chiudere la partita ancora di più. Questo non voglio dire che dopo tre gol si poteva portare lo stesso, però penso che se la chiudevamo ancora prima sarebbe stato ancora molto più facile. È quello che ho detto ai ragazzi, prepariamoci a questo campionato difficile, prepariamoci a questo campionato assurdo, se si può chiamare certe volte, ma questo è il nostro percorso, siamo una squadra giovane che si deve fare piano piano, è dura, è ovvio, non è che sono contento, perché essere ripreso dopo che vinci 3-0 è dura, però noi sappiamo quello che dobbiamo fare in questo campionato, sappiamo quello che è il nostro percorso, sono contento per la reazione dei molti ragazzi che ci hanno dato, ci continuano a dare delle risposte ottime, è ovvio che dobbiamo crescere ancora e se continua a lavorare. Hai parlato del primo tempo, io direi anche più di un'ora quasi perfetta, fino al primo gol loro. È così, sono contento di quello. Noi siamo una squadra che dovrà crescere ancora, sappiamo quelle che sono le nostre difficoltà e sappiamo dove dovremmo andare a migliorare. È lunga, è lunga. Il percorso lo sappiamo, non sarà facile, però i ragazzi cresceranno anche con questi risultati così. Quanto ha inciso il vento a favore nel primo tempo e nel secondo ogni pallone lanciato in mezzo creava un po' di scompiglio? Il tempo è relativo. Io penso che quando tu vinci 3-0 e ne prendi altri 3, dare colpa al tempo è un po' relativo. No. Io penso che sono situazioni del calcio che vanno migliorate, perché prendere comunque 3 gol sul calcio di punizione sono tanti, nonostante tu magari te lo aspetti del vento, ma quando giochi sei succube, subisci i 3 gol, allora lo accetti magari il vento, non così? Dico, comunque, nonostante la nostra giovinezza, cresceremo, perché queste batoste così crescono, ti fanno crescere e ti fanno prendere un po' di calo, come si sa dire. Ecco, se posso andare io. Nel primo tempo riuscivate bene ad appoggiarvi, soprattutto sulle due punte, riuscivate proprio a produrre anche per quello, poi nel secondo tempo non ci siete più riusciti e avete preso anche dei gol, insomma, su palla inattiva, quindi su situazioni che magari in allenamento dovrete vedere un po' meglio. Come si può migliorare questo aspetto? Se lavoro, noi abbiamo un percorso, sappiamo che dobbiamo crescere, sappiamo che dobbiamo migliorare. È ovvio che nel secondo tempo anche le squadre avversarie si preparano, nonostante quelle abbiamo avuto 2 o 3 occasioni per poter concluderla, se non sbaglio con Casamà, se non sbaglio con Nado lo stesso, anche con lo stesso Russo, tu fai gol, finisci, però è crescita, percorso di crescita, è ovvio che trovi delle difficoltà perché le squadre avversarie si preparano per contrarrestare quello che hai fatto, nonostante quello siamo arrivati davanti alla porta. E come ho detto ai ragazzi, o la chiudi o se no alla fine fai fatica come si fa. Però io, con una squadra così giovane, inesperta, questa esperienza la troveremo con questi risultati così. Penso che tutto sommato non aver perso a loro dà ancora più grinta e dobbiamo partire da questo. È ovvio che dovremo crescere ancora tanto. Grande produzione in avanti, questo è un aspetto molto positivo. Eh sì, quando fai gol io penso che bisogna continuare, quando fai gol è sempre positivo perché ti dà ancora più positivismo per seguire, continuare a lavorare, è ovvio che dobbiamo lavorare ancora nell'altro aspetto, come dico, siamo una squadra in crescita e stiamo rodando e continueremo a rodare, bisogna tirarsi, penso che i peli li troveremo così, con queste partite così, sapere che sarà dura sempre e sapere che
No, se vince solo con bla 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 bla. E domenica nuovamente aria di derby? Area di derby, area di combattimento, loro lo sanno e magari saremo molto più attenti a queste situazioni e sono sicuro che un passo in avanti lo daremo. Pesato l'assenza, parlare degli assenti non è mai molto bello, però l'assenza di uno esperto come della casa. L'assenza, io penso che se avremmo vinto 3-0 non me l'avresti detto. Io penso che è un gruppo che va avanti, si è crescendo. In un gruppo giovane così, quanto può pesare non vedere arrivare la vittoria subito, anche quando sembra che stia per arrivare? Quanto può pesare effettivamente nel corso di... Lo stai dicendo tu, è un gruppo giovane, a tempo, abbiamo il vantaggio di non avere questa fretta di vincere a tutti i costi, continueremo a crescere. Perdita? Non abbiamo perso, abbiamo pareggiato. Penso che aver perso a Fragola contro una delle forti candidate si può anche dare merito. E il bello è continuare su questa strada e continuare a migliorare. Io sono in parte contento di quello che abbiamo fatto e dobbiamo ripartire da questo, da questi 60 minuti che abbiamo fatto e poi almeno penso che avrò da lavorare e avrò da lavorare ogni settimana. Mister, un primo tempo da paura, possiamo dirlo, però la reazione nella mezz'ora finale è stata quella di una squadra che a perdere non ci stava e che se la vuole giocare fino in fondo. Beh, io penso che oggi sul 3-0 eravamo morti e sotterrati. Per fortuna il secondo tempo è venuto fuori il nostro spirito, quello spirito che avevamo l'anno scorso, quello di non morire mai. Nell'ultima mezz'ora penso che c'è stata una sola squadra in campo, perché penso che alla fine, anche se siamo partiti dallo 0-3, il 3-3 ce lo siamo meritato con grande fatica. Due mezze partite completamente differenti, diciamo anche più nel senso che il Carbone è stato avanti per 3-0 per poco più di un'ora, poi la mezz'ora finale è stata un'altra partita. Fra due squadre che stanno cercando, diciamo, di trovare la loro identità in questo campionato. Io penso che noi e Carbone, come l'anno scorso, siamo due squadre che puntiamo molto sui giovani, quindi far crescere i giovani non è cosa semplice. Noi abbiamo perso quattro under l'anno scorso che sono andati in Lega Pro o in qualche società di serie di importanti e sostituirli non è cosa semplice. Quindi, poi abbiamo puntato insieme al presidente, abbiamo puntato su ragazzi del 2003-2004. Sapevamo che all'inizio dovevamo soffrire, però ripeto, una volta che eravamo arrivati sull'orlo del baratro ci siamo appesi al filo di d'erba che ci ha tenuto in salvo. Siamo stati bravi, la mezz'ora finale penso che ce la siamo meritata, ci siamo meritati 3-3. Ecco, dopo due sconfitte iniziali sarebbe stata molto pesante, una sconfitta pesante qui col Carbone. Eh sì, ripeto, anche se quella di domenica con l'Arzachena non è una partita un po' tutta strana, perché loro hanno fatto un tiro e mezzo in porta e hanno vinto la partita. Noi abbiamo sbagliato un rigore, abbiamo speso tanto e finalizzato poco. Però nel calcio si sa, quando nella prima occasione da gol prendi gol in contropiede, sbagli il rigore, al secondo minuto del secondo tempo prendi un altro gol in contropiede, vuol dire che qualcosa non va. È un campionato che probabilmente presto si spezzerà in due tronconi fra le squadre più forti che puntano in alto e quelle che invece puntano, diciamo, ben figurare a salvarsi. Ah, ma certamente, noi lo sapevamo, noi dobbiamo fare altri 39 punti per arrivare a 40 punti per stare fuori dalla lotta salvezza. Ripeto, noi abbiamo costruito una squadra per 7 undicesimi nuovi. Sono andati via giocatori importanti, c'avevo assenze importanti oggi come quella di Zonfrilli e Pirolozzi, quindi c'era un bel po' da ripetere. Poi puntare con una panchina, se leggete la nostra panchina, Tutti tutto under tranne uno. tranne uno, quindi dobbiamo lavorare, lavorare e lavorare tanto, perché con i giovani non devi mai mollare. Alessio Murgia, primo gol con la maglia del Carbonia, primo tempo, dicevo col mister, praticamente perfetto, tre gol, poi nell'ultima mezz'ora, peccati di gioventù.
Peccati di gioventù sì, ma non deve essere un alibi, perché dobbiamo crescere, la Serie D è questa. Io la faccio da tanti anni ormai, non finisce mai la partita, anche se si è sul 3-0, 4-0, ci metti un attimo a riprendere le partite. Abbiamo fatto un primo tempo, come detto, quasi perfetto, dobbiamo ripartire da lì di sicuro, però non deve più capitare una cosa del genere, perché si perdono dei punti fondamentali. Anche perché tre gol si possono anche prendere, ma quando sono grandi gol, grandi costruzioni da parte degli avversari, possiamo dire tre gol evitabili. Assolutamente, sono tre gol evitabili, figlio di ingenuità di sicuro di tutta la squadra. Li analizzeremo in settimana e vedremo gli errori che abbiamo fatto tutti. Dobbiamo crescere e ripartire dal primo tempo, come ti ho detto. Ecco, dispiace perché se si fosse potuto fare un bilancio alla fine della prima ora di gioco, sarebbe stato questa squadra cresce e cresce rapidamente. Poi invece magari si deve cambiare un po' il giudizio, no? Assolutamente, poi ti cambia il giudizio di tutta la partita, perché se vai a analizzare i primi 60 minuti, 70 minuti, ti posso dire quasi non c'è stata partita. Loro non l'hanno quasi mai vista, noi entravamo tranquillamente, infatti eravamo 3-0. Poi abbiamo preso il 3-1 e da lì è cambiata totalmente la partita. Ora un derby importante con una matricola, un'altra squadra che sta cercando la sua identità e cercherà punti, non sarà un impegno facile? Assolutamente, non ce ne sono impegni facili in Serie D, né quando vai a sfidare una squadra che ha un nome, perché in Serie D non conta, né quando vai a sfidare una neopromossa. Quindi andremo lì e giocheremo la nostra partita a testa alta, partendo, come ti ho detto, dai primi 45 minuti e analizzando soprattutto gli errori che abbiamo fatto tutti. Quando sei uscito avevi un largo sorriso sulle labbra, Casamava. Purtroppo questo sorriso se n'è andato perché avete avuto un finale di partita molto amaro dopo un'ora di gioco praticamente perfetta. Vabbè, pensavamo che era finita, poi quando sono uscito eravamo a 3-1, poi la partita è andata un po' male, tutti sappiamo che 3-0, la partita non può mai finire così, però diciamo che vi ha messo un po' giù, insomma, psicologicamente, no? Sì, questa è una partita che dobbiamo vincere per forza, e dopo sei davanti a 3-0, poi la fine amara, molto amara, sì. Siamo tutti incazzati, però ci impariamo là e prendiamo là. Ecco, un gol, il tuo ritorno al gol con la maglia di Carbonia che avresti voluto festeggiare diversamente, no? Sì, vabbè, dai, sono contento per il gol, però soprattutto se vincevamo eravamo più contenti. È una squadra che per un'ora ha dimostrato di essere in crescita, poi magari ha dimostrato i suoi limiti di gioventù. Vabbè, sì, come la squadra siamo tanti giovani, il più grande mi sa 25. Sì, due da 25 anni, so. Quindi è troppo giovane, vabbè, però ti stiamo crescendo. Secondo me possiamo fare molto bene. Adesso un derby a Uri, un campo che conosci bene perché con quella squadra praticamente avevi concluso la stagione in eccellenza con il Carbonia, conquistando la promozione, e con quella squadra avevi anche vinto la Coppa Italia. Dobbiamo lavorare la settimana, poi vediamo cosa ci va.